Ciao a tutti e benvenuti a Movie Drugstore. Fra poco vi porterò in giro attraverso i nostri reparti per scoprire le novità e le curiosità dal mondo del cinema. Prima di far entrare però l'ospite di questa puntata, vi anticipo che cosa troveremo nel nostro dramato del momento. Dopo Drive ha diretto una, Livio Bescir lo ha intervistato per noi. A questo punto possiamo aprire il nostro Movie Drugstore. È un piacere avere con noi a Movie Drugstore Clady Cadio. Ecco che arriva. Eccomi. Ciao Clady. Ciao Miriam. Come stai? Bene, grazie. Tutto bene. Grazie per aver accettato il nostro l'arte, da questa passione che in qualche modo è stata capace di attirare la tua attenzione fin da quando eri bambino, che tu hai iniziato a danzare molto piccolo. Sì. Regista, un no, giorno. No, regista adesso è troppo esagerato. Come sai? Vabbè che lo fanno tutti oggi. Però... Nella tua vita tu avevi 19 anni, 20 anni fa, quando sei arrivato in Italia, dopo essersi diplomato all'Accademia Nazionale di Danza di Tirana, e poi nel 2005 sei stato protagonista del film Passo a Due. Sì. Prima abbiamo detto che insomma i film legati al ballo... Che non ha niente a che fare con questi, no. Ok? Abbiamo visto dei veri capolavori, però ci siamo spostati nel reparto romance perché di solito i film legati al ballo parlano anche di una storia d'amore. Ma tra i grandi classici che abbiamo visto, qual è il tuo preferito, Clady? O i tuoi preferiti? Uno mette Baby in un angolo. Tecnica che certamente sono fondamentali. Qual è l'ingrediente che rende così affascinante il ballo nel cinema? Cioè, perché il cinema ha raccontato, stiamo dicendo questo, stiamo dicendo che è una cosa universale, appunto, ed è così travolgente da non risparmiare proprio nessuno, dalle suore ai meccanici, tutti, ma proprio tutti, si sono riparla decine volte. E decine di volte, quindi ancora fetare come attore. Beh sì, c'è una scena che io... Adesso una cosa che forse ti è più congeniale, ti mette forse meno in imbarazzo, ma non ti chiederò di farlo nemmeno qui, come ballerino. Perché il danese Nicolas Refn è stato definito dalla critica di mezzo mondo il nuovo Tarantino, è ultra violento, quasi poetico, pop. Nel 2011 ha stregato Cannes con il suo Drive, quest'anno lo ha rifatto con Only God Forgives. Livio Bescir l'ha incontrato per Movie Drugs. E siamo tornati nel reparto principale perché è il momento di salutare il nostro ospite, Clady. Già? Sì, hai visto questo periodo e soprattutto cosa arriverà, i tuoi progetti per il futuro? Allora, sono tre i progetti. Quello più attuale che sto già facendo è uno spettacolo di danza con il ballet. Il programma si chiama... Clady, grazie, grazie Clady, è stato un piacere. Ma. Il passo, niente, la prossima volta? La prossima volta. Ok, grazie. Ciao. Ed ecco le nostre Spycam, con le quali controlliamo tutto quello che interessante accade nel mondo dello spettacolo. Cominciamo con una notizia che riguarda Leonardo DiCaprio, che ha organizzato un'asta di beneficenza chiamando... Siamo invece ai videogames perché c'è una grande novità. Si chiama Disney Infinity ed è una piattaforma di gioco totalmente nuova che offre la libertà di creare storie e vivere esperienze con la partecipazione dei personaggi delle serie più famose della Disney e della Pixar. Vediamo di che cosa si tratta. Ed è un orgoglio annunciarvi che finalmente un regista italianissimo ha diretto l'ultimo film fantasy in 3D in uscita in questi giorni sul grande schermo. Lui è Claudio Insegno e interpretare due personaggi che avranno il compito di salvare il cinema, tutto rigorosamente in tre dimensioni. Adesso andiamo a Cinecittà per incontrare la sorvegliata speciale di oggi, Elena Radonicic, una giovane attrice diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia e già affermata. Un bacio Elena. Ed ecco i tre suggerimenti di Movie Drugstore per chi questa settimana vuole andare al cinema, i nostri nuovi arrivi. Oggi vi segnalo Voices di Jason, la loro bravura quando cantano insieme. Benvenuti a Saint-Tropez con Monica Bellucci. Teso evento non fa che peggiorare i già pessimi rapporti tra i due fratelli. Paulette con Carmen Maura. Paulette è una signora anziana che vive da sola alla periferia, un mondo che non conosceva, e decide così di iniziare a vendere cannabis. Io vi ricordo che potete commentare la puntata sia sul nostro sito internet www.moviedrugstore.rai.it. Vi comincio però anche ad anticipare le offerte speciali che troverete nel nostro drugstore lunedì prossimo. Prosegue il nostro racconto della storia del cinema, questa volta attraverso un tema che ha da sempre ispirato i registi, lo sport. Gio Violanti ci racconterà a modo suo chi sono i tifosi e i fan di Celluloide, poi avremo un ospite specialissimo che ci parlerà dei suoi ultimi lavori e insomma vi ho detto tutto. Vi devo dire grazie, ci vediamo lunedì prossimo. Ciao.